Nel corso della sua storia sono tanti giocatori che sono passati dalle parti giallorosse per poi fare le fortune di altre squadre negli anni successivi. Spesso e volentieri, infatti, il tifoso romanista medio viene colto, diciamo, dal rimpianto di non aver dato una effettiva possibilità a un giocatore che poi magari è esploso da altre parti, oppure è capitato comunque anche di recente che giocatori qui non riuscissero ad esprimersi al meglio per poi fare effettivamente bene in altre circostanze. Allora, visto che ieri vi ho parlato del rendimento, almeno secondo me, dei giocatori nuovi acquistati nello scorso calciomercato estivo, volevo completare, diciamo, questo argomento parlandovi anche di quelli che sono stati ceduti. Tutte le cessioni fatte nel mercato estivo 2023, e facendo un pochino un'analisi di quello che stanno facendo finora, se effettivamente si possono considerare dei rimpianti oppure no. Prima di cominciare vi chiedo, come sempre, se volete, di lasciare un mi piace per supportarmi, un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto, e se vi va di seguirmi su tutti gli altri miei profili social vi lascio i link come sempre qua sotto nella descrizione di questo e di tutti gli altri video che trovate sul mio canale. Detto questo, allora, ho guardato un pochettino e analizzato la stagione disputata finora da tutte le cessioni. Non ho messo quei giocatori che non hanno neanche mai esordito con la Roma, per esempio Providence, Mastrantonio, attuale portiere di Serie C, ma ho preso quei giocatori che comunque hanno esordito in prima squadra, che hanno giocato con noi lo scorso anno e che appunto sono stati ceduti nello scorso calciomercato estivo. Partiamo da Solbakken. Solbakken che era stato preso a gennaio per rinforzare il reparto offensivo, acquista parametro zero direttamente dal Bodo Glimt. Nei suoi 6 mesi e poco più in giallorosso è riuscito a fare alcune cose buone, altre decisamente meno, confermandosi un giocatore di livello discreto e non certo uno che ti può svoltare le partite dal giorno alla notte, salvo il gol vittoria decisivo contro il Verona. È stato ceduto in prestito in estate all'Olympiakos, ma finora il rendimento non è stato dei migliori, solamente 9 presenze, 0 gol e 0 assist in 326 minuti complessivi, facendo un calcolo neanche 4 partite totali. Attualmente l'Olympiakos è secondo in classifica, quindi la squadra greca sta facendo abbastanza bene, per quanto comunque loro sono abituati a essere primi e non appunto secondi. Però è chiaro che in una squadra che sta mandando avanti un percorso normale, lui non sta riuscendo ad emergere e non sta riuscendo a trovare il minutaggio che magari potrebbe far pensare ai biancorossi di riscattarlo e di tenerselo anche la prossima stagione, quindi è facile prevedere in questo caso un rientro alla base per l'attaccante norvegese. Invece, discorso diverso per quanto riguarda Nemanja Matić, perché il giocatore, nonostante l'età non più giovanissima, ha collezionato con il Ren diversi minuti, ben 1082 divisi in 14 presenze, con 0 gol, 2 assist e soprattutto 5 cartellini gialli. È vero che da un giocatore come lui, prettamente difensivo, non ci si aspetta gol e assist, perciò possiamo vedere queste statistiche fino a un certo punto. Quello che però possiamo considerare è che il Ren attualmente si trova al 13° posto in Liga, con ben 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5 partite disputate, quindi possiamo dire che Matić sta facendo quantomeno il suo per quanto riguarda il campionato francese, ma la squadra sta andando abbastanza male, visto che comunque il Rennes di solito sta in Conference Europa League e adesso si ritrova praticamente vicino alle zone basse della classifica, con addirittura 4 sconfitte nelle ultime 5 sfide disputate, quindi certamente la sua squadra non sta facendo bene. Terzo giocatore da analizzare, Roger Ibáñez, ceduto in estate all'Al-Ahly per circa 30 milioni, attualmente gli arabi sono terzi in classifica, quindi comunque stanno mandando avanti un discreto campionato. Il giocatore finora ha totalizzato 14 presenze, 2 gol, 0 assist e 5 cartellini gialli in 1260 minuti, quindi si può considerare a tutti gli effetti un titolarissimo della squadra araba, nonostante qualche prestazione certamente non all'altezza. Me ne vengono in mente alcune, tra cui una in cui si è fatta autogol e un'altra in cui ha regalato il calcio di rigore ai propri avversari, quindi possiamo dire che è rimasto il solito Ibáñez, in una realtà diversa, ma comunque un giocatore tutto sommato integro, che ogni tanto sforna anche dei gol, ma ancora troppo discontinuo per poter essere considerato un vero e proprio giocatore forte nel panorama calcistico, ormai non più europeo, ma comunque nel panorama calcistico generale.
Gonzalo Villar. Passiamo a Villar, che in questo momento gioca nel Granada, credo sia stato ceduto a titolo definitivo, non vorrei sbagliarmi, e finora ha totalizzato 13 presenze, un gol e 4 assist con 4 cartellini gialli in 647 minuti, dei numeri tutto sommato positivi, perché se facciamo il conto parliamo di 5-6 partite, poco più da 90 minuti, e fare un gol e 4 assist non è male. Come nel caso di Matic, però, la situazione della squadra è disastrosa, perché il Granada in questo momento si ritrova 19esimo su 20 squadre in Liga. Diciamo che Villar, a parte Roma, si sta abituando un po' a realtà abbastanza deficitarie del proprio campionato. Ci ricordiamo tutti infatti l'anno scorso come è andata la prima parte di stagione alla Sampdoria, quindi possiamo dire che lui perlomeno si sta impegnando per far bene, la sua squadra certamente meno. Matias Vigna, ceduto in prestito al Sassuolo nello scorso calciomercato estivo, 13 presenze per lui, 0 gol e 2 assist con 2 cartellini gialli in 917 minuti disputati. Qui, come nel caso di Villar, il giocatore sta facendo il suo, non con numeri altisonanti, ma comunque trovando un buon minutaggio e anche qualche prestazione tutto sommato positiva. Tra l'altro ieri ha trovato l'assist per la vittoria dell'Uruguay, importante, per 2-0 contro l'Argentina, quindi come minutaggio e quindi come condizione fisica sta facendo abbastanza bene. Il Sassuolo dal canto suo non sta navigando in zone tranquille, attualmente si trova al 15esimo posto, e quindi ecco, diciamo che lui sta cercando in qualche modo di rialzare la squadra, ma nonostante un buon minutaggio i neroverdi finora non stanno disputando un buon campionato. A questo punto mi collego e rimango in orbita Sassuolo per parlarvi anche di Missori e Volpato, i due giovani giocatori che l'anno scorso comunque hanno giocato nel finale di campionato, diciamo Volpato esordendo la stagione prima e giocando un pochino soprattutto nella prima parte, Missori esordendo nel finale quando appunto c'era bisogno di mettere un po' i giovani e di far risparmiare le energie ai titolari per quanto riguarda il percorso europeo. Entrambi però finora hanno trovato pochissimo spazio, Missori soltanto 3 presenze con 0 gol e 0 assist in 189 minuti, quindi neanche 2 partite intere o poco più, mentre invece Volpato ha giocato 6 partite con 0 gol, 1 assist e 2 cartellini gialli, ma con meno minuti di Missori, addirittura 163 minuti complessivi, praticamente poco meno di 2 partite, e quindi possiamo dire che in una squadra che di solito fa esplodere i giovani e gli dà diciamo una sorta di rampa di lancio, almeno finora Volpato non si è distinto particolarmente. Ovviamente il discorso rimane quello dello scorso video, io giudico per quello che è successo finora, poi magari Volpato da questo video in poi diventa l'esterno più forte, l'attaccante più indescrivibile del Sassuolo, però fino a questo momento è indubbio che abbia giocato abbastanza poco. Passiamo adesso a Eldor Shomurodov. Shomurodov che è andato al Cagliari di Claudio Ranieri per ritrovare spazio dopo il prestito discontinuo con lo Spezia. Come nel caso dei bianconeri, Shomurodov non sta riuscendo ad imporsi nell'attacco rossoblu, giocando pochissimo alle spalle di Luvumbu Zito, buongiorno, e non buongiorno quello del Torino, vabbè, avete capito di cosa sto parlando. Finora 12 presenze, 0 gol e 1 assist con il Cagliari che attualmente occupa il 18esimo posto, quindi come nel caso di Villar e compagnia bella siamo sempre dal 15esimo posto in giù, comunque zone basse dei rispettivi campionati, ma soprattutto solamente 406 minuti collezionati, praticamente poco più di 4 partite e mezzo. Capite qual è il problema? Cioè, se tu fai questo minutaggio alla Roma è un conto, farlo magari prima allo Spezia, anche se adesso non so quanto l'aveva effettivamente fatto, ma soprattutto farlo al Cagliari, che è una squadra che si sta lottando la salvezza, ci deve far pensare. Purtroppo Shomurodov ogni partita che passa si sta confermando un acquisto totalmente fallimentare e non si capisce l'abbaglio che ha preso alla Roma per acquistarlo nell'estate del 2021 pagandolo quasi 20 milioni. Se ci ripenso mi viene un brivido. Carles Perez, il migliore amico di Aspettando il Tattico, che tra l'altro saluto se dovesse guardare questo video, 5 presenze, 2 gol, 0 assist, un cartellino giallo con il Celta Vigo che buono sta un gradino sopra il Granada di Villar, 18esimo posto, pensate come stanno andando le stagioni di questi giocatori.
Mi stupisce il fatto che abbia giocato solamente 258 minuti, cioè comunque l'anno prima fece abbastanza bene in Spagna e per questo appunto è stato ceduto lì a titolo definitivo. Però 258 minuti, parliamo di due partite e mezzo. Adesso io non so, devo controllare se ha avuto dei problemi fisici, però se in realtà è stato tutto normale, parliamo di uno dei giocatori che per comunque età e tutto ha giocato veramente poco e questo sinceramente non me l'aspettavo, anche se comunque due gol in due partite e mezzo è una media secondo me di tutto rispetto. Ora ci avviciniamo diciamo agli ultimi giocatori da analizzare. Justin Kluivert, ceduto a titolo definitivo al Bournemouth, anche qui rimaniamo su zone veramente bassissime del campionato, 16° posto attuale in Premier League, per lui finora 11 presenze, un gol in Coppa di Lega e un assist in 493 minuti complessivi, quindi non sta giocando sempre perché comunque 11 partite sono, se tu le giochi tutte, quasi all'incirca 1000 minuti, quindi praticamente ha giocato meno della metà del tempo e le statistiche non sono certo favorevoli, nel senso rispetto allo scorso anno al Valencia in cui comunque riesce a far vedere buone cose segnando un buon numero di gol e assist, almeno finora non è partito a livelli importanti, confermandosi un giocatore purtroppo per lui tanto discontinuo. Terzo ultimo giocatore da analizzare, Benjamin Tahirovic, 12 presenze, un gol, un assist e due cartellini gialli con l'Ajax divisi in 848 minuti. Pochi di voi, credo, non sapranno la situazione dell'Ajax, che solo ultimamente si è rialzato da una situazione che li vedeva terzultimi in classifica, una cosa mai vista. Per farvi un paragone, è un po' la Juve della stagione 2015-16, che iniziò il campionato navigando nelle zone basse ma in maniera ancora più importante, perché la Juve iniziò male ma poi dopo un po' si rialzò, e l'Ajax fino a qualche settimana fa aveva 5-6 punti, era una cosa allucinante, poi si sono un pochino rialzati, diciamo che il livello degli avversari gli ha permesso anche di poter recuperare in fretta diverse posizioni ed infatti in un campionato di 18 squadre attualmente sono 12°, che non è niente di che, anzi è una cosa vergognosa se consideriamo la storia importante di questo club, però è chiaro che non si può certo dare la colpa a Tahirovic, cioè non sottolineo questa cosa per dire è colpa sua, però avete visto bene che tutti i giocatori analizzati finora sono reduci da o comunque stanno portando avanti un campionato certamente non esaltante. Ora passiamo agli ultimi due nomi, chiaramente un pochino meno importanti ma giusto per sottolinearli. Ebrima Darbo, che fece tanto bene comunque nelle prime settimane con la maglia della Roma, poi calando sempre di più e interrompendo diciamo la crescita con l'infortunio al crociato della scorsa estate, finora con il LASK, e qua finalmente torniamo ad una squadra di alta classifica nel campionato seppur austriaco, terzo posto per il club bianconero, per lui finora però 7 presenze, 0 gol e 0 assist in 214 minuti, quindi finora è stato utilizzato prevalentemente se non sempre come subentrato, non riuscendo ancora a trovare la giusta continuità, quindi lui come Solbakken e altri facilmente ritornerà alla base alla fine della prossima stagione, poi ripeto ancora siamo nella prima fase di campionato, però diciamo che i presupposti non sono proprio dei migliori per pensare ad un riscatto definitivo. E in ultimo parliamo di Brian Reynolds, ceduto a titolo definitivo al Westerlo in estate, squadra che sta facendo abbastanza male, pensate che sono 15° e voi direte vabbè anche il Sassuolo è 15°, sì, il problema è che nel loro campionato sono 16 squadre. Capite? Cioè un po' come quando io in una gara di nuoto arrivai secondo ed eravamo due. Cioè alla fine la medaglia d'argento ce l'ho. Se un giorno un figlio mi dirà quando hai preso questa medaglia, e io gli dirò eravamo una quindicina. Però a parte gli scherzi, è chiaro che 15° su 16 non è proprio il massimo. Il giocatore tra l'altro sta giocando anche abbastanza, perché ha fatto finora 13 presenze, 0 gol, 3 assist e un cartellino giallo, quindi 3 assist comunque l'ha messo in cascina in 1143 minuti. Sotto questo punto di vista non so se considerarlo un lato positivo oppure no, cioè comunque il fatto è che lui finora ha giocato tanto, ma la squadra è penultima, quindi cosa devo pensare? Guardare al lato positivo, e cioè che è un titolare fisso della squadra, o a quello negativo che con lui in campo sono penultimi e stanno rischiando di retrocedere? Non lo so.
Vedete voi, detto ciò è chiaro, guardando un pochino il rendimento di questi giocatori finora non c'è nessuno che si può considerare un rimpianto, magari solo un Matic, se pensiamo a quanto è stato importante lo scorso anno, può essere considerabile un rimpianto, ma fino a un certo punto, perché non sta facendo tanto meglio rispetto a quello che si è visto qui a Roma, quindi semplicemente sì, ciao Zara, vuole essere protagonista, saluta, ciao Zara, non ci arriva. E quindi ecco, non è che stanno facendo tanto tanto bene, quantomeno da essere rimpianti. Questo è semplicemente il mio pensiero, ma ovviamente adesso rivolgo la questione a voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate del rendimento dei giocatori ceduti la scorsa stagione, se secondo voi, ecco che okay, saluta, se secondo voi abbiamo fatto bene a cederli oppure no, e fatemi sapere anche di quelli in prestito chi tornerà alla base. Un saluto a tutti. Sempre comunque Forza Roma, saluto da me e da Zara, saluta, e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi.